Ciao ragazze, ciao ragazzi! Tanti auguri a me ragazzi, questo è un video super super speciale perché oggi 26 agosto, per me è il 25, ma per voi che vedrete questo video che siete sempre nel futuro, è il 26 di agosto, questo significa che sono passati esattamente 10 anni da quando ho caricato il mio primo video su YouTube. Non ci posso credere, per me è sconcertante il fatto che sia passato così tanto tempo. Non avrei mai immaginato di essere ancora su YouTube dopo 10 anni, men che meno che questo sarebbe diventato il mio lavoro a tempo pieno, e per me è ancora davvero, cioè sono incredula, però il fatto che sia il mio 10° compleanno su YouTube è un avvenimento super 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 speciale, quindi tanti auguri di buon compleanno a me, ma anche tanti auguri di buon compleanno a tutti voi che mi seguite, alcuni da 10 anni, alcuni da meno, insomma mi avete scoperto dopo, ma vi ringrazio ad uno, ognuno di voi che sta vedendo questo video nel suo piccolo ha contribuito a realizzare il mio sogno e a far diventare la mia passione un lavoro, ed è una cosa che avete fatto voi per me, voi avete reso tutto questo possibile, quindi vi sono super riconoscente e ve lo dico ancora una volta, vi voglio davvero davvero tanto tanto bene ragazzi, mia family che mi seguite. Non ci posso credere, mamma mia, 10 anni. Voglio anche dirvi che a partire da oggi, per tutta la settimana, ci saranno dei video speciali dedicati appunto ai miei 10 anni su YouTube. Quindi questa settimana sarà composta tutta da video estremamente speciali, tutti dedicati a questo mio 10° compleanno. Iniziando da oggi voglio andare a rivedere un po' i miei video vecchi, e quindi dal 2009 fino ad arrivare ad oggi, un po' per ripercorrere questo mio percorso su YouTube assieme in tanti piccoli spezzoni, ed inizierei proprio dal primo video. Ok, ho selezionato i miei video partendo dal più vecchio al più nuovo, ed il mio primo video era proprio Makeup Tutorial Brown Look di fine estate. E qui questo video l'avevo girato, mamma mia, il mio vecchio intro, chi si ricorda il mio vecchio intro, commentate, un po' mi manca, manca anche a voi, forse dovrei trovare un nuovo intro. Sul color carne, con un po' di brillantini, è un trucco che scelgo comunque ogni giorno, va benissimo per la scuola, va benissimo per l'università, per il lavoro, per l'ufficio, e niente, se vi piace seguitelo, ciao! Mamma mia, non, cioè ero talmente emozionata, ancora mi ricordo, allora questo video l'avevo filmato a casa del mio ex ragazzo e, con la sua videocamera, e me l'aveva montato lui tra l'altro perché io ero completamente incapace, e mi sono detta ok, io lo filmo, ci stavo pensando da un sacco di tempo di aprire il canale, di fare un video, e quel giorno ne ho filmati due, ho filmato sia questo che poi il secondo video. E mi sembra impossibile che sia passato così tanto tempo rivedendolo ragazzi, ma anch'io ero diversa. La cosa strana è che mi ricordo esattamente di quel giorno, mi ricordo della borsa Louis Vuitton che indossavo sempre, infatti l'avevo messa nel background perché ero molto fiera di quella borsa, nonostante molte poi altri youtuber, ah, mette la Louis Vuitton nel background perché si crede di essere chissà chi, no, è che avevo due borse, avevo, quindi mi piaceva, ero fiera, ero orgogliosa e l'avevo messa nel background, ma non perché mi sentissi strafiga, perché insomma, cioè non sono mica l'unica ad averla, però e mi ricordo anche che volevo fare un look da giorno che fosse portabile per tutti, tipo occhi chiari, occhi scuri, eccetera, rigorosamente con prodotti MAC, rivedendo il trucco poi, mamma mia, rivedo le sopracciglia, le toglievo, cioè le spinzettavo decisamente, decisamente troppo, tanto che non sembrano neanche le mie sopracciglia, ma le ho sempre odiate perché sono troppo spesse per me, le mie sopracciglia, non lo so, me le sono sempre viste troppo spesse, e poi mi fa troppo ridere come stavo così vicino alla videocamera perché non avevo la minima idea dell'inquadratura, da notare anche lo smalto che avevo, da notare lo smalto ragazzi che avevo, quelli shiny che andavano di moda tipo appunto nel 2009. Poi il fatto che non sfumavo neanche la matita mi fa impazzire, veramente. Avevo anche una bella ricrescita, facevo i colpi di sole da un po', ma perché quel periodo, mi ricordo, avevo appena iniziato a fare i colpi di sole e li facevo tipo una o due volte l'anno, non di più, e quindi avevo sempre un po' di ricrescita. Con i pennelli MAC, che ero super super orgogliosa di avere. Mi ricordo anche che avevo aspettato di avere, perché mi stavo facendo la mia collezione, stavo costruendo la mia collezione di prodotti e avevo aspettato di avere abbastanza pennelli per poter iniziare a fare video su YouTube, perché prima non ne avevo.
Mi faccio un po' tenerezza da sola rivedendomi, devo dire, perché ero piccola e tante cose non le sapevo, tante cose le avrei imparate, tanto... è passato un bel po', quindi questi 10 anni ne ho passate tante, quindi rivedendomi vorrei un po' abbracciare quella me di 10 anni fa. No, vabbè! Poi c'è il video in cui vi facevo conoscere Audrey, dov'è? La gatta! Non ci posso credere, io ero convinta che fosse... Guardate quanto era piccola! Oh mio Dio! Però in questo momento è arrabbiatissimo con me perché ho portato a casa questo... In questo momento non posso presentarlo perché è arrabbiato con me per il gattino piccolo e geloso. Non ci posso credere che fosse così piccolina Audrey, mamma mia, che poi mi fa ridere perché io volevo chiamarla Baloo o Romeo, ero convinta fosse un maschio con gli occhi azzurri, invece alla fine era una femmina, tanto che ero andata dalla veterinaria a dirle, sì, ho preso questo gattino, dovrei vaccinarlo, e lei, ma lo sai che è una gattina? E io a lei, no, è un gatto, e lei, no, è una gatta femmina, e io, ah, e quindi poi ho detto, forse non è il caso di chiamarla Baloo. Ero talmente emozionata, ero così tesa, ero così impaurita, che avevo proprio paura di filmare, quando filmavo si vedeva che ero emozionatissima. Per Halloween, è il trucco che metterò io per la sera di Halloween. Spero davvero tanto che vi piaccia, e sui toni del nero con un po' di verde. E niente, se vi piace seguitelo. Ah, avete notato la mia collana in tema di Halloween, ho fatto anche le unghie ma non sono riuscite molto bene, purtroppo vabbè, le ho rovinate. Vabbè, sorvoliamo. Ragazze, un bacione, se vi piace il trucco seguite il tutorial. Mi ricordo che avevo usato queste stelline che tipo aveva mia mamma e le ho ancora, è tipo è una piccola confezione di queste stelline colorate, e mi ricordo che le avevo chiesto, mamma mi dai le tue stelline, che poi avevo questa idea di mettere la stellina verde, mi era piaciuta tantissimo. My Makeup Collection dicembre 2009, quindi qui facevo video solo da un paio di mesi, ma qui ero già in un'altra casa perché ero andata a vivere con il mio fidanzato dell'epoca, che nessuno sa, ma in realtà non vivevamo in Italia, abitavamo in Slovenia appena oltre il confine, ma si sta parlando a 20 minuti da Trieste. Ho preso tanto richiesto video della mia collezione sistemazione di make-up, praticamente da quando ho iniziato a fare video che mi avete fatto questa richiesta, e ci ho messo un po' a riordinare tutte le cose perché avevo tantissimi prodotti e pochissimo spazio, cioè li tenevo tutti rinchiusi, il mio make-up lo tenevo tutto rinchiuso in dei mobiletti così piccolini e non riuscivo quasi più ad aprirli per quanta roba c'era dentro, quindi li sono presi degli altri belli grandi. Qui stavo già iniziando a sciogliermi un po' davanti alla videocamera e a parlarvi più tranquillamente, perché veramente nei primi video ero tipo completamente terrorizzata e spaesata, che non riuscivo a parlare, e poi appena stoppavo la videocamera tornavo ad essere me stessa, ma ero tipo terrorizzata. Ah sì, ero super orgogliosa di questo coso di plastica dove ho messo tutti gli smalti, ero super orgogliosa. Poi c'è China Glaze, anche dei miei portapennelli ero molto orgogliosa, specialmente di quello rosa con la sabbiolina rosa che avevo fatto io. Avevo comprato una specie di vaso, ci avevo messo che ci ho attaccato sopra le farfalle. La sabbietta l'avevo creato io. Poi allora, primo cassetto, anche questi divisori li avevo creati io, super 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 orgogliosa. E un sacco di cose che vedo qui ancora le ho. Benefit, MAC, questo è lo stick lover della Kiko. Ma mia, i vecchi rossetti Benefit non esistono neanche più. Tutta la collezione MAC e Hello Kitty, che è la mia collezione preferita MAC di sempre. I matitoni della NYX! Mi truccavo sempre solo con la base o matitoni NYX o Paint Pot MAC. Ve li ricordate? Box. Le palette MAC. Costa poco, ve lo consiglio assolutamente. Tutti gli eyeliner. Mamma mia, se ci penso quanti ne ho adesso. Poi qui ho del silicone che applico sempre sulle punte. Ah sì, le goccine di silicone, quelle erano immancabili. Questo era il mio primo video dall'Olanda. E qui ero a casa di amici che ci avevano ospitato mentre cercavamo casa. Piccolo aggiornamento, appunto, come vedete nel mio background, ci siamo trasferiti, ma ve l'avevo scritto nella bacheca, appunto ci siamo trasferiti qui ad Amsterdam finalmente,
Nel frattempo che stiamo cercando casa, siamo a casa di due nostri amici. Comunque vi terrò aggiornate sugli sviluppi, insomma, anche se essendo tantissimo fuori casa ho delle difficoltà a aggiornare spesso Twitter, eccetera, eccetera, però insomma cercherò di tenervi aggiornate. E questo era il mio studio nell'altra casa di Amsterdam e qui facevo... quasi non facevo più i colpi di sole, infatti questo è praticamente, vabbè, quello che vedete da qui in giù erano ovviamente ancora i colpi di sole, ma il colore qua sopra è praticamente il mio colore, che è un biondo strawberry, quindi un biondo fragola molto tendente al ramato, che non mi piace per niente. Però se volete posso farvi un video a parte. Ero molto 80s, molto anni 80 qui in questo video, eh? Fatemi sapere anche quello nei commenti. E questa maglia ce l'ho ancora. Appunto, basta fare un pochino di pratica perché quelli estivali. Ricollegandoci ai leggings, altra cosa che vi consiglio è che credo pure qualche accessorio in pelle marrone agli orecchini che ho. Che cosa vi consigliavo? Borse, tacchi? Me ne sto innamorando appunto adesso. Quello che uno, questi sono i jeans verdi. Penso di averli ancora da qualche parte. Questo era proprio davanti casa. Aveva nevicato tantissimo quell'anno ad Amsterdam. E se non sbaglio i canali sono ghiacciati dietro di me. Qui era bellissimo perché abitavamo in un villaggio, era Amsterdam ma un pochino fuori dal centro turistico, ma sempre Amsterdam. Era un Sloten si chiama, era un po' un piccolo villaggino. Se vi capita di andare ad Amsterdam visitate la Sloten e c'è anche un mulino in cui si può entrare e visitare anche da dentro, che vi straconsiglio. Ah sì, poi questo era il periodo in cui facevo praticamente il pollice, l'indice e il mignolo dello stesso colore e poi il medio e l'anulare li facevo di un altro colore, non so perché. E andavano un sacco questi anellini sulle nocche, che però stanno andando un sacco anche adesso e io ero super contenta di averli, una cosa pazzesca. E qui poi ero appena tornata single perché all'inizio giugno del 2015 avevo lasciato il mio ragazzo dell'epoca. E qui dicevo nostra nuova casa perché questo video l'avevo filmato prima, quando ancora stavamo assieme, ma l'ho mandato poi online quando non stavamo già più assieme. E poi sono rimasta da sola in questa casa per un bel po', poi fino a dicembre quando sono ritornata a vivere in Italia. E questa, devo dire la verità, era la mia casa preferita in Olanda, mi piaceva tutto, il garage, il giardino, i vicini, erano, mamma mia, c'era una coppia di signori anziani carinissimi che mi è dispiaciuto un sacco lasciare, c'era questo signore che veniva e mi tagliava l'erba nel giardino, veniva a sistemarmi le piante perché lui adorava, mi chiedeva se poteva, io sì sì certo. Questa era la cucina, che poi stranissimo, vabbè io ero in affitto e il proprietario della casa era italiano, cioè due italiani ad Amsterdam. C'è molto. Tu mi sopra nei commenti se secondo me... Ho ancora questi quadri in corridoio. A me oppure a lui. E comunque... Ma il giardino era spettacolare. Faccio vedere il giardino. Era bellissimo perché... Calcolate che sono le 8 di sera e questa è la luce pazzesca che abbiamo qui. Sì, in Olanda in estate fa buio tardi, molto tardi. Giardiniere perché... Mi piaceva un sacco questa parte del giardino perché c'era il canale, passavano i cigni, le paperelle, io gli davo da mangiare, era bellissimo. No vabbè, mi sembra pazzesco che siano passati 4 anni praticamente, perché mi ricordo esattamente, per esempio quando ho filmato la Polish Mountain, era qui, proprio qui, in questa stanza, su questa scrivania. Ragazzi, io ci ho messo secoli a filmare questo video, penso 5 ore, una cosa assurda. Challenge che è un po' che sta girando su YouTube, mi sembra l'abbia iniziata una ragazza canadese e appena ho visto quel video ho pensato cavolo che figata, devo assolutamente provare anch'io questo esperimento, questa sfida. E la sfida consiste nell'applicare 100 passate di smalto. Qui non avevo ancora mai fatto il filler alle labbra, quindi qui potete vedere come sono le mie labbra senza filler, cioè il labbro sotto è uguale, quello sopra è più sottile. Una montagna, una cosa assurda che non avevo. Mamma mia, ancora mi ricordo l'assurdità e quanto io ci ho messo a filmare questo video, ragazzi, ci ho messo tutto il giorno. Penso che le mie unghie non si siano ancora mai riprese da quel video, dallo stress di tutti quegli strati di smalto. Ah, qui avevo fatto, no vabbè, qui mi ero
fatta da sola i capelli rosa con lo shampoo Lush, quello viola, perché praticamente se prendete quello shampoo viola di Lush e lo lasciate in posa sui capelli biondi, lo lasciate in posa tipo non lo so quanto, qui c'è scritto 15 minuti e i capelli ti diventano rosa, solo che poi ci mette un po' ad andarsene il colore. Mi sta venendo una voglia di rifarlo e di rifare i capelli rosa, che voi non avete la più pallida idea. E vorrei rifarli proprio così, di questa tonalità qua, forse dovrei rifarlo. Lo vendono ancora quello shampoo? Mi sa di sì. Per me è fenomenale, mi piace un sacco, era tantissimo che volevo i capelli rosa così, ma appunto non è una tinta, quindi con 2 o 3 shampoo se ne va completamente, tornata al vostro colore. In realtà non se n'era andato dopo 2 o 3 shampoo. Il mio parrucchiere ha avuto grosse e serie difficoltà a toglierlo. E qui stavo facendo il mio tattoo Lucky Girl, che in realtà non avevano fatto tanto bene, tant'è che poi si era completamente sbiadito, se n'era andato e l'ho dovuto far ribattere qua a Trieste. Però mi piace fare tatuaggi in diverse città in cui vado. Questa cosa mi piace, tipo l'altro Believe l'ho fatto in Olanda, ma ad Alkmaar, il gattino che ho, non mi ricordo dove, da che parte, se è qua o dall'altra parte, mi sa che è qua, non lo so, non riesco a vederlo mai, no, mi sa che è di qua. E il gattino è invece Now, li ho fatti ad Amsterdam, sono strapiena di glitter perché stavo giocando con questo slime, e invece la fatina che ho dietro le nuque l'ho fatta a Trieste. E questo era il primo... Buongiorno, nuovo giorno in paradiso. Primo giorno dalle Maldive, ragazzi, che wow, e pensare che tra pochi giorni sarò di nuovo lì e non vedo l'ora, non vedo l'ora, è un paradiso, un paradiso. Piano piano stiamo arrivando ai video più nuovi, questo per esempio era il 10 febbraio, mi ricordo benissimo di questa giornata, ero a Parigi per un evento con Givenchy e aveva nevicato tantissimo, una cosa che a Parigi non si vede quasi mai. Hanno annullato il mio volo per tornare a Venezia, poi hanno trovato un volo all'ultimo secondo con scalo ad Amsterdam, mi hanno detto vuoi fare scalo ad Amsterdam o vuoi fare scalo a Francoforte, per poi avere il cambio con Venezia, e io ho pensato ok, Amsterdam, così almeno se mi cancellano il volo, almeno vado dai miei amici, perché altrimenti, cioè, a Francoforte non conosco nessuno dove vado. Ed effettivamente poi è successo, perché il volo da Parigi poi è decollato con un sacco di ritardo, ho perso la coincidenza ad Amsterdam e sono andata a trovare la mia amica De Mezza, e poi è stato figo perché abbiamo avuto tutta quella serata libera e tutto il giorno dopo, perché poi siamo ripartiti, il primo volo disponibile era la sera del giorno dopo, quindi è stato bello rivederla, sono stata contenta. Sono almeno 10 centimetri. E Parigi, con tutta questa neve, è pittoresca, bellissima. Ah, c'è il passerotto, non so se l'avete visto, si è nascosto qua dietro, non so... Ragazzi, ed eccoci qua. Vedere la Torre Eiffel è sempre un'emozione bellissima, ma con la neve l'ho vista solo quella volta ed è speciale. Vivo al contrario per 24 ore, questo video vi era piaciuto tantissimo, ho fatto un sacco di visualizzazioni, 700.000. Praticamente era stranissimo perché ho vissuto al contrario 24 ore, cioè è stato veramente veramente difficile filmare questo video. La sera mi strucco, cioè mi sono svegliata, mi sono truccata, mi sono dovuta struccare, poi, cioè un casino. Prima però purtroppo mi dimentico oppure faccio altre robe, quindi mi strucco proprio all'ultimo momento prima di andare a dormire. L'ultima cosa che faccio prima di andare a dormire. Però mi era piaciuto molto questo video, quindi ne è valsa la pena, anche se è stato veramente lungo e difficile da filmare. E è strano vedere questo cambiamento negli anni, come sono cambiata io, come sono cambiati i miei video, anche la tipologia di video che va
alla fine su YouTube. Inizialmente facevo molti più makeup tutorial, molti più video legati magari appunto al fashion, eccetera, mentre adesso vanno molto di più le challenge, magari video un pochino più dinamici. E il mega mukbang di mezzanotte vi era piaciuto molto. McDonald's con Gatto Denver, immancabile. Sono super contenta che sia piaciuto il video in cui testavo quello stand, una scala che... Questo era febbraio 2019, quando già stavo con Eric da un bel po', ma non nessuna di voi lo aveva ancora conosciuto, c'era questo grosso mistero, io avevo paura di parlarvene, eccetera, eccetera. E mi ricordo questi mukbang perché mi arrivavano un sacco di richieste, ma non mi ricordo se qui ancora vi avevo detto o no che ci fosse qualcuno nella mia vita, e mi sa di no, però mi ricordo di quel periodo. Ah, qui avevo fatto i capelli rosa, però era durato pochissimo. Capelli e li farò rosa qui. Sì, che in realtà era un po' più un rose gold. Però mi mancano un sacco i capelli rosa, ragazzi. E poi praticamente qui siamo già arrivati ai video recentissimi. Questo, per esempio, in cui vi presentavo Eric, è forse uno dei miei preferiti in assoluto. Ragazzi, è troppo strano, ma spero apprezzerete, perché non è stato tanto facile prendere questa decisione, diciamoci la verità. Ok, proseguiamo. Allora, boh, dai, rispondiamo a questa. Che rapporto... Allora, Wonder Cinci chiede... Che rapporto hai con i social? Con i social praticamente non ho nessun rapporto. Non sono tanto social. Ok, quindi non ti possono stalkerare sui vari social? No. Mi dispiace, ragazzi. È marzo, 25 marzo ve l'ho presentato, Eric. Ma mi è già passato un sacco di tempo. Cosa ne pensi del mio lavoro, della mia popolarità? Chiede Sharin Bonello, e questa è anche una domanda molto molto gettonata. Ma cosa ne penso? È un lavoro che comunque è impegnativo, per Nicole, a me. Che, in che senso? Perché per gli altri no, invece per me è impegnativo. Beh, io conosco solo te, mi conosco te. No, ma sì. Quindi la popolarità, per me Nicole resta Nicole, sia popolare o meno, resta comunque Nicole. Zero. Quanti anni hai e di che segno sei? Chiede Taglia Fede. Ho 35 anni e sono Capricorno. Sì, ma se tu adesso dici la tua età, poi loro sapranno di che anno sei, sapranno che età ho io. Vabbè, in realtà perché adesso sono già... No, si sapeva. Allora. Se guardate il mio Draw My Life, lo sapete. Comunque, c'è da dire, io non ho 35 anni, perché lui è nato a gennaio, io sono nata a novembre, ragazzi. Vero. Stesso anno, 84. Stesso anno però. Un anno di differenza, insomma, 10 mesi e passa. Quindi, insomma, voglio sottolinearla questa cosa. Sottolineo, è vero. Sei più vecchio, io non ho... Quanti anni hai tu? Sono 35. Io 34, quindi... No, vabbè, e poi arriviamo ormai ai video praticamente dei giorni nostri, perché questo era appunto a marzo, e vabbè, il resto lo sapete perché sono i video più recenti, e questo video tra l'altro sta durando un sacco, fin troppo, quindi spero davvero che vi sia piaciuto. Mi raccomando, questa settimana ci saranno video speciali ogni giorno per festeggiare i miei 10 anni su YouTube, quindi non perdeteveli, perché ve la butto lì, così ci potrebbero essere anche delle sorprese molto interessanti per voi. Non vi dico altro, quindi vi mando un bacio grandissimo, mia family. Spero vi sia piaciuto questo video, spero vi sia piaciuta questa idea. Ci sarà in questa settimana il video sulla torta speciale, mukbang torta. E poi a concludere, però quello sarà ai primi di settembre, perché vado a farlo il 10, ci sarà anche il video in cui faccio il tatuaggio che avete scelto voi per festeggiare i miei 10 anni su YouTube. Quindi voi scegliete il mio tatuaggio. Quindi basta, non vi anticipo altro, vi mando un bacio bellissimo e ci vediamo domani con un nuovo video super speciale. Ciao!